Juventus, allenatore e carriera, metteteli voi nell'ordine giusto ed ecco qua un nuovo episodio. Se volete un altro video di questo genere, arriviamo immediatamente a 5.000 like. Pubblicherò il prossimo video solamente al raggiungimento di 5.000 mi piace, quindi dipende tutto da voi. Ne approfitto per dirvi che ho fatto un nuovo profilo Instagram dove parlerò di calcio. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione insieme a quelli dei profili dei Brailles. Seguitelo, dobbiamo arrivare immediatamente almeno a 10.000 seguaci. E con una carriera allenatore così bella mi sembra il minimo, dato che saluterò l'ultimo like che avete messo in quel profilo. L'ultimo like che avete messo al profilo Luca dei Brailles è di Franci Perugia. Ciao Francesco Perugia, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Dov'è la videocamera qua? Ed ora possiamo finalmente iniziare a giocare contro Wolfsburg in Champions League. Questa partita non conta più tantissimo, ma vediamo di portare a casa i 3 punti. I ragazzi sono stanchi e dato che ormai il primo posto nel girone è nostro, facciamo turnover. Mandzukic e Aubameyang con dietro il profeta Hernanes. Mamma mia, se segna anche in Champions io compro la sua maglia. No, nevica, io non posso giocare né con la neve che mi dà un fastidio assurdo e né con la pioggia. D'altronde siamo in Germania, è inverno, ci sta la neve. Super Mario Gomez. Caligiuri, attenzione, se ne va Caligiuri, la mette per Super Mario. La prende Donnarumma. Jung mette un grandissimo pallone in mezzo per Draxler, ancora di testa, solo di testa i tedeschi. Eccolo il profeta, pronto a far partire in profondità Super Mario Mandzukic, ma in Champions sappiamo che questa cosa non funziona. Caligiuri ancora la mette, questa volta c'è Giorgio Chiellini che svette, poi ce la rubano! Gigio in calcio d'angolo. Eccolo il profeta, vede partire in profondità così Aubameyang, anche se la volevo dare al terzino è venuto fuori un'invenzione strepitosa. Aubameyang la mette dentro con un super assist del profeta Hernanes e non lo volevo fare, lo giuro, ma il profeta ha deciso di fare così e Aubameyang se l'è cavata con un gol da Cineteca, guardate che passaggio in profondità, filtrante, ma quello lì è Hernanes o è Andrea Pirlo? E poi con un tocco delicatissimo, dopo uno stop eccezionale, il profeta Hernanes, e sì, va bene, Aubameyang la butta dentro, ormai sono innamorato, lo penso sempre. Vierigna la mette dentro e poi attenzione perché trash è ancora lì e poi non riusciamo a rubargliela, attenzione, si avventura in aria il tiro! Oddio, l'avevo vista dentro! Il profeta, dentro così, per Aubameyang che la va a prendere, ancora qua, mamma mia, questa coppia funziona benissimo e poi dentro per Hernanes, ma non è Aubameyang, quindi non va. Draxler, dalla bandierina, ancora, ma loro sono altissimi e fanno sempre paura nel gioco aereo, ancora qua, noi siamo in vantaggio, ma per caso. Un primo tempo dove hanno giocato solo loro, dove abbiamo sofferto particolarmente queste posizioni di calcio da fermo, attenzione, la palla è ancora lì e va fuori. Vieirinha, non riusciamo a contenerlo con il dribbling e la sua velocità, ancora Vieirinha, poi rientra e Mattiello gliela toglie e poi riparte lui, Mattiello. Padrone assoluto della fascia sinistra, la vuole scaricare su Thiago Alcantara che la ridà dentro a Aubameyang, ancora la palla lunga per Mattiello, ci può arrivare, troppo. Jung, mamma mia, che scatto, che accelerazione, Thiago non riesce a contenerlo, la palla dentro, Barzagli, oddio che sia successo. E adesso è un casino, e adesso è veramente un casino, Vieirinha, Chiellini ce la fa, mamma mia, Giorgio Chiellini è fortissimo. Aubameyang, dentro così per Mattiello, se ne va Mattiello, ancora lui, Mattiello la mette dietro a rimorchio, bella. Demoliti, ma noi con un tiro siamo andati in porta e abbiamo fatto il gol. Oddio, mi ero addormentato. Mamma mia, ma questo è un monologo tedesco. Per fortuna che la sbagliano. Poi Hernanes può far ripartire l'azione. Aubameyang che si appoggia così. Mandzukic che ci fa partire Mandragora, che è l'uomo più avanzato. Adesso è un pericolosissimo 2 contro 1. Perché Mandragora da dentro Aubameyang. Aubameyang si riappoggia a Mandragora. Però sono troppi. Mandragora addirittura decide di uccidere tutti. Aubameyang si appoggia così a Mario Mandzukic, si vuole partire Dani Alves, allora Mandzukic ce lo serve, ancora Alves con i numeri se ne va e poi va sul fondo, dopo mettere il cross per Pierre. Eccolo qua, il profeta che si infila, si butta dentro, Hernanes ancora una volta involontariamente, la da Aubameyang che si appoggia ancora una volta a Mandzukic che tira e Aubameyang il tiro a porta vuota, cos'è? Lasagna, ma è questo, è Kevin Lasagna in Champions al Wolfsburg, cosa fa? Ormai ci fa anche gol. Il profeta, ancora, e questa è la palla che volevo dare in occasione del primo gol. Questa è l'apertura che volevo. Ancora una volta Mattiello si appoggia dentro a Aubameyang che va da Mandzukic. E non ci arriviamo più. Una delle ultime possibilità per il Wolfsburg sarà calcio d'angolo. C'è anche il portiere a saltare. Vediamo di non prendere gol, per quanto inutile possa essere. Vediamo di mantenere la porta sguarnita. E Aubameyang la mette fuori per Hernanes. Non c'è il portiere. Potevo andare avanti. Il tiro del Wolfsburg. Ancora qua, al limite dell'area. Possono andare. Il tiro. Donnarumma, sicuro. Ma che cosa ho fatto?
E finisce qua 1-0, una partita dominata da loro, vinta da noi quando non ce ne poteva fregare di meno. Affrontiamo il Palermo, ultimo in classifica, e mi sa proprio che simulerò anche questa partita, sperando che non mi si rompa qualcuno come Thiago Silva. Con i titolari, perché poi c'è una settimana di riposo, vedremo se Dybala riuscirà a far male alla sua ex squadra. Sì, ha fatto male anche Gimenez, sta all'86esimo e non abbiamo neanche vinto. Non ci posso credere. Cioè, sono sfigato fino in fondo, contro l'ultima in classifica, la prima contro l'ultima, il computer non me la fa vincere. E mi toglie un titolare per 8 settimane all'ultimo minuto di gioco. Cosa ho fatto di male? Cosa ho fatto? Quindi è il momento di portare in prima squadra, in panchina, un giocatore che mi avete sempre detto che mi assomiglia. E no, non sto parlando di Paulino De Ceglie, grande DJ. Ecco Carlos Blanco. E in effetti un pochino ce l'ha. Giochiamo contro l'Udinese e vediamo di fare 3 punti per riprendere il pareggio dell'altra volta. Titolari inamovibili, tranne Barzagli, che dovrà davvero fargli straordinari a questo punto. Mi fido di te, Andreone. Juventus, Udinese, allo Juventus Stadium, eccolo qua, Cristiano Ronaldo, l'uomo che è sempre un po' più in ombra per via dell'età perché sta calando, ma al suo fianco gli appoggiamo Paolo Dybala, che sta crescendo in maniera terribile. Eccolo qua Paolino, il nostro top player, il nostro fenomeno vero. Piazza, se ne può andare, si appoggia a Cristiano Ronaldo, che si appoggia a sua volta a Nainggolan, e va fuori da Cuadrado, dentro così per Bellerin. Adesso possiamo spingere, non come in Champions con le riserve, possiamo andare subito all'attacco con CR7. Ronaldo, dentro così per Paolo Dybala, attenzione, Dybala, palla al piede, se ne va, aspetta il rinforzo dei compagni, e poi non la perde Dybala, con una serie di rimpalli riesce a mantenerla, la palla che finisce da Vidal, e Dybala la va a riprendere ancora una volta. Dybala è troppo forte, anche quando non ha la palla, Dybala addirittura di fisico, mamma mia, se è divertente giocare con Paolo adesso. Dentro per Alexandro, che si appoggia a Nainggolan, che va dentro da Dybala, la palla non esce mai dalla nostra portata, e adesso sì. E Piazza può ripartire, e Piazza può accelerare, e Piazza può strappare, perché Widmer gliela recupera, davvero, e poi la sbaglia, quindi Piazza può andare, ancora una volta, grazie Widmer, e mi ero stupito, ma poi ho capito chi sei, Dybala che si appoggia così a Ronaldo, che la prova a piazzare, sei lento. Dybala, dentro, così per Ronaldo, che adesso si fa spalla alla porta, per Nainggolan, e per Dybala, e Dybala la sbaglia, ma arriva Piazza, e poi... Cosa succede? Ma dai, ma potevi darmi il calcio d'angolo almeno. Piazza, Ronaldo, fuori, per Nainggolan, che da lì può anche andare al tiro, Raja! Fuori di così. Vidal, dentro, Ronaldo, va da Dybala, Dybala, ancora lui, la può portare, Dybala col suo mancino patato, prova a entrare in area, e questa volta Widmer dice no. Alexandro, ancora una volta, dentro per Paolo, che si può girare nello stretto, Paolo se ne va! Mamma mia, che giocata! Ronaldo, può andare lui, e poi dentro, la palla così, per Paolo Dybala, si ferma anche Bellerin, e poi Dybala gliela ridà. Adesso Bellerin può andare, per andare a fare il cross. Bellerin però è marcato, quindi deve aspettare, deve rientrare, si appoggia Paolo, questa è la sua mattonella per il tiro di mancino, perché tira di destro. Vidal, attenzione, bellissima palla per Cuadrado, che adesso è da solo. Cuadrado può andare, può entrare in area, Cuadrado la può mettere dentro. Brutta palla. Luca, fai il gol quello brutto del giocatore di FIFA. No, si mette sempre la palla in mezzo da lì. Panagiotis con Ehe, poi Chiellini, poi la perde. Rider Matos, il tiro, che fucilata di Rider. Ronaldo si appoggia così a Paolo Dybala, e poi Dybala va da Alexandro, largo, Alexandro, ancora lui, ancora Alexandro, che si ferma questa volta. Sandro, fuori, da Vidal, che a sua volta va fuori, da Dybala, che può tirare, ma tira sempre di destro. Ronaldo dentro da Cuadrado, che può spingere veramente la nostra arma in più, Cuadrado, nei momenti bui e solitari. Attenzione, Cuadrado se ne va, e questo è calcio d'angolo, dove Dybala può metterla e fare una magia. Possiamo inventare, possiamo sbloccarla proprio da qua, invece addirittura ci prendiamo il contropiede in faccia. Dybala, attenzione, c'è una prateria qua per Piazza, che può andare. Ti prego, prendi la palla e con la tua velocità facci vedere chi sei. Se non riusciremo a sbloccarla con gli esterni, proveremo ad andare per vie centrali, ma intanto Piazza dice la sua, e quindi proviamoci, perché non entra. Dentro Marchisio, proviamo a giocare con le punte, così. Dybala la mette per Vidal sul secondo palo, che la può rimettere dentro, non c'è nessuno. Arriva Barzagli, al volo Barzagli. Attenzione, perché questo è pericoloso. Dybala dentro così per Piazza, dietro la difesa per Widmer, ancora Piazza che può pressare. Widmer se ne esce benissimo. Ronaldo, attenzione, dentro così per Piazza. Adesso Piazza può liberarsi. Ronaldo era partito, non sono riuscito a dargliela, e la perdiamo. Beh, la perdiamo. Attacco totale, dai Chiellini, vai su, o Barzagli, uno dei due, se non tutti e due addirittura, perché tanto da un punto a tre mi cambia veramente poco. Vai, vai Alexandro, scusate, da un punto a zero, Alexandro, sto ridendo, non riesco a concentrarmi per giocare, sono stupido, mi sono messo a ridere da solo e ho perso ogni possibilità. Alexandro, per l'ultima possibilità, dentro così, per Chiellini che va avanti, che tecnica Giorgio. E finisce qua probabilmente, eccola qua, il fischio finale, 0-0. Due pareggi di fila in Serie A, e sono sicuro che l'Inter ci abbia raggiunto, se non superato.
L'Inter ha 28, noi siamo a 31, ma loro hanno ancora una partita da giocare. Virtualmente possono raggiungerci. Tanto perché la gente mi scrive che è una serie troppo scontata e banale perché vinco sempre. Villarreal e Frosinone probabilmente le simulerò e poi andremo a giocare con la Roma. Dopodiché saremo già wow nel mercato invernale. Quindi iniziate a scrivermi qui sotto chi andare a prendere per migliorare questa squadra. Io lo ammetto, ho la folle idea di provare a vendere Cristiano Ronaldo, ma dovrà arrivare un bomber implacabile al suo posto. Per esempio, Lukaku. Ancora una volta, ragazzi, ve lo ricordo, 5.000 like per il prossimo episodio. Senza non arriverà, ma sono sicuro che non è quello che volete.